Sì, allora l'idea è di parlare un po' del connubio tra agrivoltaico e quindi produzione di energia e produzione di cibo, andare a vedere quali sono in realtà gli svantaggi, perché noi troviamo soltanto articoli che diciamo, parlano bene di questo sistema ibrido energia-cibo, ma poi andremo a vedere che alla luce dei fatti in realtà non esistono dati certi su questa convivenza produzione di cibo e soprattutto ci sono tutta una serie di ostacoli sia al mantenimento della superficie agricola che può essere utilizzata appunto per coltivare, sia per quanto riguarda le colture, soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale e paesaggistico. Secondo il suo punto di vista, il Molise in che condizioni si trova? Allora, il Molise ha abbondantemente raggiunto gli obiettivi che il Ministero aveva assegnato a ciascuna regione e mi piacerebbe citare a questo proposito, visto che parliamo di agrivoltaico, il comune di Rotello. Allora, basti pensare che il Ministero ha deciso che all'agrivoltaico bisognava assegnare un obiettivo di 1 giga. Voi pensate soltanto che il comune di Rotello da solo ha già 1 giga, se tutti gli impianti che sono stati presentati dovessero essere autorizzati, praticamente un solo comune molisano già raggiungerebbe l'obiettivo che il Ministero ha fissato a livello nazionale. Quindi noi siamo qui anche per chiedere un intervento della regione in materia e soprattutto di una pianificazione vincolante, perché ormai l'assalto delle rinnovabili sta diventando un tema molto delicato al quale porre freno. La ringrazio.